Bentornati a Sfogliando Estate. Come vi dicevo questa mattina, oggi vi parlerò dell'ultimo libro di Sonia Giovannetti dal titolo La poesia malgrado tutto, edito Castelvecchi. In questa raccolta di saggi, il lavoro di 3 anni, Sonia Giovannetti si muove da una grande sfida, una sfida che fa a se stessa, però chiedendo e facendo appello ad intellettuali, scienziati e filosofi. Parte dal ricercare quali sono i linguaggi altri della poesia e quali sono le altre forme di pensiero che con la poesia si contaminano. E parte partendo proprio dalla sua esperienza di poetessa e critico letterario. Lei, che ormai della poesia fa una vocazione quotidiana e che l'ha scoperta all'età di 18 anni leggendo Montale e la raccolta Ossi di Seppia, e poi successivamente con Saba e Ungaretti. In questa raccolta, come vi dicevo prima, sono tante le domande che fa a se stessa e anche ai grandi filosofi, con grandi citazioni, partendo anche dalla domanda infinita di che cos'è l'arte e come per esempio la poesia risponde al nostro tempo, un tempo quotidiano fatto di tecnologia, di digitale, e qual è per esempio il rapporto tra la filosofia e le scienze, tra la filosofia e la tecnologia, fra la poesia e la stessa filosofia. Ebbene, a tutte queste domande Sonia ha tentato di rispondere nella raccolta di 3 saggi che troverete qui, e prima di lasciarvi desidero condividere quello che è l'appello che lei fa in nota a conclusione del libro. Spazio a poeti che arrivano per vie imperscrutabili a leggere ciò che per gli altri è indecifrabile. Hanno confidenza con quando nel visibile porta i segni di un oltre. Tutto in loro è tensione, a unire la terra al cielo, il corpo allo spirito, l'io al mondo. Spazio alla poesia, un viaggio della parola e nella parola, verso quel porto sepolto in fondo al nostro essere, che secondo Ungaretti è la meta ultima della nostra vita. La poesia malgrado tutto, Sonia Giovannetti, Castelvecchi. Buona lettura.